sugli ali del mondo, nel cielo infinito, volerò, resterò per sempre bambino, e questo è il destino che incontrerò. Avvicinato, mi è partito il pugno! Pum! Pam! Michael, per favore, fai silenzio, sto studiando! Michael! È rimasto di sasso, non sapeva più che cosa fare, anche perché non se l'aspettava. Nessuno si mette mai contro di lui. Sandra mi ha detto che sono stato un eroe. Sono Super Michael! Cominci a darmi sui nervi, questa storia me l'hai raccontata mille volte, quindi basta! Sei stato bravo ad aiutare quella bambina, anche perché Julien è un idiota, ma ora sta zitto perché devo studiare! Comunque sia, sono un eroe! Sì, me l'ha detto anche la mamma, che forza, sono un eroe! È un po' come se fossi Peter Pan, con la sola differenza che io non so volare. Quando c'è un problema, Peter Pan è sempre presente. Secondo me l'unica cosa che gli manca è la maschera. Se portassi una maschera sarebbe un supereroe. E se ne avessi una anch'io... Scusa, Michael, oggi hai fatto bene a difendere quella bambina, ma non c'è bisogno di darsi tante arie. I veri eroi sono umili. Beh, sì, questo è vero. Comunque mi sono comportato come un vero eroe. Non ho avuto paura. Penso che aiutare gli altri sia una cosa fantastica. Sono un eroe e capisco perfettamente quello che vuoi dire. Peter, sai una cosa? Oggi sono stato un vero eroe. Proprio come te. Come me? Ma questo è impossibile. Non si può diventare in un giorno solo degli eroi. Aspetta, ora te lo racconto. C'era una bambina... Più tardi, Michael, adesso è il momento di partire per... L'isola che non c'è! Ecco fatto, John, sei pronto? Ora tocca a te, Michael. Yuhu! Forza, Peter, vieni! In marcia! Scusa, Trilli. Che c'è? Non stai dimenticando qualcosa? O piuttosto qualcuno? Ci siamo tutti? Sì! Sì! E grazie a chi? Avanti! Ascolta, Julien non è nella mia classe, però durante la ricreazione... Me lo dirai più tardi, Michael! Se l'è presa con una bambina! Non è intervenuto nessuno, quindi ho dovuto difenderla io e... Sei veramente buffo. Io sarei buffo? Vuoi vedere come ti faccio passare la voglia di prendere in giro il terribile, famigerato e non meno crudele Capitano Ancino? Sai una cosa? Tra poco Peter Pan verrà a liberarmi e quando sarà qui ti darà un sacco di legnate. Spero che venga, piccola impertinente. In realtà questo fa parte del mio diabolico piano. Attiro Peter Pan sul mio vascello e app, lo catturo, lo leggo come un salame, lo spingo sull'asse e lo do in pasto agli squali. Bella trappola, peccato che manchi l'effetto sorpresa. Peter! Ci siamo anche noi! Ho ridiato mentre lei svelava il suo piano diabolico. A pensarci bene, mi chiedo se fosse così diabolico. Acciuffatela! Ehi, guardia! No, non mi date le botte sulla testa. No! Tutti ai vostri posti! Crivellate quel pagliaccio di palle di cannone! Na 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 na! Fuoco! Mancato! Fuoco! Mancato di nuovo! Fuoco! Fuoco! Ah!
Oh no, questa poi mi hanno bucato la randa. Sì, bravo Peter! Distruggetelo! Bim, bam! Boom, bam! No, non mi date le botte sulla testa. Oh no, non sulla testa. Ehi, non mi hanno picchiato. Questa per te, Sulun. Sulla testa. E adesso a chi tocca? Io non sono certo come quelle mammolette. A noi due. Con grande piacere. Oh no, la mia spada no. Capitano. Capitano. Capitano, mi aspetti? Grazie, Peter. Sei il mio eroe. Adesso rientriamo! Santissimi numi, quella canaglia di Peter Pan è sempre in perfetta forma. Ah, che classe, che piuma fiera, che agile gioco di gambe. È migliorato molto dall'ultima volta. Che bravo! Ehi, non lasciatemi con... Forte! Brava! Sei stata grande! Mi avete dato tutti 10, lo sapevo! A questo gioco sono la più forte! Ah, è troppo facile! In tal caso, mostraci tu che sai fare! Tanto non riuscirai a surclassare il mio salto. Ti sfido, signor, sono il migliore. Ora ti do una piccola dimostrazione. Per questa sfida farò io da arbitro. Allora hai già vinto. Vi farò vedere la sua stoccata segreta. Tieni, pirata, prendi questa. E ancora questa. E questa. È con questi trucchetti che Peter Pan mette in ridicolo il capitano. Dovrebbe dargli ripetizioni. Ne ho fin sopra i capelli. Voi non fate altro che esaltare quello scellerato. Vi insegnerò io chi comanda su questo vassallo. Tutti a sbucciare le patate. Sono certo che Peter Pan non lo sbuccia mai. Questo lo assicuro. Oh, mammina, se sapessi tutto il male che mi fanno. Si dice che un equipaggio sia l'immagine del suo capitano. Quindi io devo essere davvero un centrullo. Sì, avanti. Capitano, perché si è arrabbiato tanto? Ciò che è successo non ha niente di straordinario. Peter Pan viene sul vascello, ci dà un sacco di botte e poi se ne va. Insomma, non è una novità. Vuoi davvero sapere quello che mi addolora? Sì. In tal caso te lo dirò a spugna. Mi addolora non sapere perché Peter Pan è così ben voluto. Capitano, tu lo sai perché? Lasci, non riesco. Per favore, vuoi articolare le parole? Non riesco a respirare. Ops, mi dispiace. Allora... Peter Pan è ben voluto perché è un eroe. Un eroe? Per quale motivo sarebbe un eroe? Quindi io non sarei un eroe? Spugna. Diciamo che una delle qualità principali di un eroe è quella di fare del bene, essere altruista, pensare sempre agli altri. Un eroe degno di questo nome è una persona onesta, piena di energie, una persona coraggiosa e intelligente che non ha paura di affrontare i più forti per difendere le donne e i bambini. È per questo motivo che tutti amano gli eroi. Molto bene, ho capito. Il tuo discorsetto mi ha fatto venire un'idea. Basta, smettetela di sbocciare quelle patate. Andate a prendere un bambino sperduto e portatemela subito qui. Hai imbrogliato, non è giusto che voli. Vado un attimo a bere alla cascata. Torno subito. Trovare un bambino sperduto in questa foresta immensa è come trovare un'oncia di intelligenza nel cervello di Dagan. Che cos'è un'oncia? Ecco! Dove? Dove? Che hai visto? Non c'è niente. Non ho mai bevuto un'acqua così pura. I piroti! Sei spacciato, piccolo. Lasciate in pace quel povero bambino, miserabili.
vuoi uscire da lì per tutte le lame ti insegno io a fare. Quando bisogna agire, bisogna agire! No, non darmi le botte sulla testa! Dai, vieni fuori! No! Sta arrivando l'uncinato! Non avere paura, piccolo! Io sono l'uncinato, il nuovo eroe dell'isola che non c'è! E lui è il fedele servitore che mi accompagna, l'Spugnadar! Che strano! Avete entrambi un'aria familiare. E l'uncinotto è appena arrivato sull'isola per difenderla da quello sciocco di Capitano Uncino. Se siete qui per sbarazzarvi di quel coniglio, allora gli daremo la caccia insieme. Perfetto, dichiaro aperta la caccia al coniglio. Ehi, la tua maschera è davvero fantastica, come quella dei supereroi nei film. Ma qui siamo nella vita reale, vedi questa lanterna? Se ti trovassi in pericolo, accendila e io verrò a salvarti. Allora, Spugna, dimmi la verità. Che impressione ti ha fatto l'uncinato? Onestamente devo dire che lei è stato davvero fantastico. Non la prenda per piaggeria, ma lei, capitano, è sempre fantastico. Sì, lo so, sono un grande attore. Presto tutti verranno a sapere che sull'isola che non c'è è sbarcato un supereroe di nome l'uncinato. E sarà più famoso di Peter Pan. Pan! Se ho un problema, accendo la lanterna e lui viene a salvarmi. È meglio dei supereroi al cinema. Al cinema cosa? Al cinema. È come la TV, ma con uno schermo gigante. Insomma, poi te lo spiego. In ogni caso, io non capisco da dove sbuchi questo l'uncinetto. L'uncinotto. Comunque non importa da dove venga, lui ha salvato Michael. Sì, è vero, ma non parleremo di lui tutto il giorno, no? Ho un'idea. Facciamo una bella partita a nascondino per tutta l'isola che non c'è. Sì, su, nascondetevi, sì, conto io. Catturare i bambini sperduti è suo nuovo chiodo fisso. Se si interessasse di moda o di nuove tendenze, lo capirei. Comunque, farebbe meglio occuparsi di l'uncinotto. Sì, ben detto! Sì, sì, hai ragione. Seguiamo quei bambini, Spugnadar. Senz'altro, capitano. Ti ho visto, Maya. Non riuscirai a trovarmi. Non ti preoccupare, bella bambina. L'uncinotto ti sottrarrà le grinfie di quei ribaldi. A me! Pirati in campo! Un gioco da ragazzi per l'uncinotto. Sei davvero in gamba, l'uncinotto! Un gioco da ragazzi per l'uncinotto. Ti prendo! Calma, non tremate così. Brutti pirati, siete voi che dovreste tremare davanti a me, il difensore dei bambini. L'uncinotto ha giurato di proteggervi ed l'uncinotto mantiene sempre le sue promesse. Sconfiggerò chi minaccia i bambini. È un gioco da ragazzi per l'uncinotto. Viva l'uncinotto! Quanto mi metto i nervi! Ho l'impressione che siate con le spalle al muro, giovani mozzi. Mi dispiace per voi, ma temo che nessuno verrà a salvarvi. Ti sbagli di grosso, vecchia sardina! È un gioco da ragazzi per il grande l'uncinato. Ma non è possibile. Avete visto come ha stordito Asbjorn? Bam! Sì, ci ha salvato. E ha corso dei rischi enormi. Ha fatto un salto all'indietro e all'improvviso, pam, ha schiacciato tutti i pirati. È un gioco da ragazzi per l'uncinato. Che c'è? Che cosa ho detto?
Peter, non indovinerai mai che cosa ha fatto l'uncinetto. Ah, basta, sono stufo di sentirvi parlare sempre di quel tipo. Ma ditemi un po', voi non li trovate strani tutti questi attacchi? Da quando è arrivato lui si ripetono di continuo. Che cosa vuoi dire? Niente, lascia stare. Meglio che se la sbrighino da soli. D'accordo, Wendy. Sentite, perché non facciamo una gara di disegno? L'argomento può essere... può essere l'uncinato. Sì! Sì! Dove vai così di corsa? Cerchi Peter? Sì. Si trova lassù in cima. Un colpetto di ali. Ti ringrazio, Trilli. Figurati. Peter, per quale motivo hai reagito così? Ascolta, l'uncinotto è molto simpatico, sai? Ah, sono certo che è un altro piano di uncino per... Ma che sciocchezze stai dicendo? Ascoltami, la verità è che sei geloso. Cosa? Io geloso? Sì, sei geloso di l'uncinotto. Ed eri geloso anche di me quando ti ho detto che ero un eroe. Ti stai sbagliando, non capisco perché dovrei essere geloso di un eroe che non ha il coraggio di mostrare il viso e che porta una ridicola maschera. La sua maschera non è ridicola. E tu sai solo criticarlo. Preferisco andarmene piuttosto che sentire queste assurdità. Michael! È incredibile. Come si fa ad essere così testardi? Crede di essere l'unico eroe al mondo. Ce l'ho fatta! Ho catturato un bambino sperduto! Ho catturato un bambino sperduto! Mi presto al vascello! Michael! Michael, torna da noi! Peter si calmerà! La lanterna di Michael! Michael! Oh no, è nei guai! Michael! Wendy, che succede? Guarda, Peter, lo vedi quel segnale? È l'uncinotto, ha dato a Michael quella lanterna che lui deve usare solo in caso di pericolo. Allora non hai motivo di preoccuparti. Il vostro eroe lo tirerà fuori dai guai. Non pensavo che te la prendessi tanto. Me la caverò da sola, resta pure lì. Ma se io fossi in te mi vergognerei. È il segnale! Capitano! La nanna è finita, capitano, si svegli! Il piccolo Michael ci chiama e l'uncinotto deve entrare in azione! Ma è un gioco da ragazzi per il grande l'uncinotto! Michael! Oh no! Ehi, chi va là? Peter, sei qui! Beh, lo sai anche tu, Michael è un po' come un fratello per me. Il segnale veniva da lì! È l'uncinotto. Peter Pan. È l'uncinotto. Peter Pan. È l'uncinotto. Peter Pan. Peter Pan. Basta, smettetela con questa assurda gara di popolarità. Nel caso non ve ne foste accorti, il mio fratellino è in pericolo ed è colpa vostra. Quindi ora ci metteremo a cercarlo tutti insieme. È preciso, tutti insieme. E immediatamente. Qualcuno di voi ha qualcosa in contrario? Meglio così, avanti, in marcia. Ma ci picchia, che caratterino! È sempre così la ragazzina. Magnifico! Il capitano ne sarà così contento. Oh, deve esserlo per forza, per una volta che gli portiamo quello che ci chiede. Hai visto? Ah! Peter Pan a bordo! C'è solamente l'uncinotto che mi fa paura. L'uncinotto, sono insieme! In guardia, pirata! No, non date quelle botte sulla testa! Non provare a fuggire, brutto bestione, o per te saranno guai! Hai capito? Ti aspetto la luce! Fuori uno! Anche se buio ti scappeggerò! Fuori due! In guardia, marinaio d'acqua dolce! Scaletta, doppio salto mortale, atterraggio a cavalcioni! Bravo! Per la barba dei miei antenati che tu possa trasformarti in formica!
Invece tu, in forma della farina! Grazie, Peter, bel colpo! Oh, Michael! Ottimo lavoro, è l'uncinotto! Dite quello che volete, ma quel tipo è una forza! Avete visto che potenza? Mi sa che è addirittura più forte di Peter Pan! Hai sentito, Spugna? Chi è il più forte e chi è il più astuto? Ma sì, sono io il solo, l'unico, l'inimitabile Capitano Uncino! Capitano, se ho ben capito, quell'impostore rubagalline non era altri che lei. Si è divertito a tenderci delle imboscate e a picchiarci tutto il giorno. Dovresti rivolgere questi rimproveri a quel farabutto di Allo Spugnador. Io non ho fatto niente, è lui che vi ha picchiato. Almeno per una volta non dovremo batterci contro Uncino e il suo equipaggio. Lo faranno le patate al posto nostro. Carini i disegni. Che spettacolo vi siete persi! Le patate cadevano a centinaia sulla testa di Uncino! E nel frattempo che faceva l'Uncinotto? Oh, beh, in realtà, ad essere sinceri, l'Uncinotto... È un grande eroe! Ci ha messo tutta l'anima nella battaglia. Sarebbe restato volentieri qui, ma altri bambini hanno bisogno di lui. Oh. Sai, Michael, credo che qualche volta una bella leggenda sia molto meglio di una brutta verità. Vuoi sapere cosa penso io? Nessun altro sarebbe stato così gentile e delicato. Per me è questo un vero eroe. Spero che mi perdonerai, Peter, perché il mio unico eroe sei tu. E lo sarai per sempre. Ma anche tu sei un grande eroe, Michael. John mi ha raccontato la tua storia e so che oggi hai difeso una bambina. Sì, ma in realtà non l'ho fatto apposta. Sono scivolato e mi sono aggrappato al braccio di Julien. La cosa che conta è che grazie a te una bambina ora non ha più paura. E sono sicuro che per lei tu sei un vero eroe. Ora vado. A presto, Michael. Ciao, arrivederci, Peter! Buonanotte! Arrivederci, Trilli! Ciao, ciao! Volerò sulle ali del mondo, nel cielo infinito. Volerò, resterò per sempre bambino, e questo è il destino.